I ragazzi leggono poco, i ragazzi col fumetto molto spesso si identificano, riescono a guardare un'immagine e a immaginarsi dentro quella storia. E allora abbiamo cominciato a raccontare una delle storie più difficili, uno dei casi più complicati che abbiamo gestito, la storia di Sara, una ragazza che, spinta dal fidanzato, ha condiviso video e foto intime e queste foto, queste immagini, questi video sono stati poi diffusi in rete. Quello che sto facendo è una breve storia illustrata di una ragazza con la quale stiamo facendo un lavoro per un progetto. Sostanzialmente questa ragazza è una ragazza messa alla prova, quindi il tribunale per un reato che questa ragazza ha commesso ha deciso di farle fare un percorso educativo. Proprio per evitarle il carcere direttamente. In questa storia verrà riassunta brevemente attraverso delle illustrazioni. Fondazione Carolina è una fondazione nata in memoria di Carolina Picchio, che è la prima vittima acclarata di cyberbullismo in Italia. La fondazione si occupa di tre attività importanti, fondamentali, che sono la prevenzione, la ricerca e il supporto. Nel fare attività di sensibilizzazione con i ragazzi, noi ne incrociamo fra i 60 e i 70.000 ogni anno in tutta Italia, ci siamo posti la domanda, quali linguaggi poter utilizzare per arrivare ancora più direttamente al cuore di questi ragazzi. E nella ricerca di questi linguaggi abbiamo ritrovato, riscoperto anche il fumetto come una delle possibilità. Sto vedendo un'immagine, anche senza parole. Ma per come è fatta l'immagine io capisco e quello che capisco mi rimane dentro e mi fa sentire determinate cose. Quindi il disegno può essere utilizzato proprio per questo, cioè dove le parole non riescono ad arrivare, ci può arrivare il disegno. Vorremmo poi con questo prodotto finale riuscire a tramandarlo, quindi utilizzarlo anche all'interno delle scuole proprio per un lavoro di sensibilizzazione. Il disegno in questo caso viene utilizzato non solo per raccontare, ma anche per dare modo a chi lo legge e a chi vede di essere un po' stimolato e quindi di riuscire a lavorare un po' di più sulla propria capacità di medesimazione e di empatia anche. La storia che stiamo realizzando racconta appunto di una bulla, in questo caso, che si è pentita dopo essere stata condannata. In sostanza racconta di questa ragazza che fa amicizia attraverso conoscenze in comune con una seconda ragazza durante una festa. E le due ragazze nel corso dei mesi iniziano a instaurare un rapporto sempre più profondo, solo che a un certo punto questo rapporto va a spezzarsi. Sostanzialmente perché durante una diretta Instagram c'è un forte scambio di insulti, di minacce, che poi nel tempo vanno a sfociare in reazioni e in conseguenze molto gravi, dato che questa ragazza che è stata minacciata finisce poi per tentare il suicidio. I ragazzi hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, di qualcuno che possa tornare ad essere un loro punto di riferimento. Tra le cause del fatto che i ragazzi molto spesso non raccontano di episodi di bullismo c'è uno, ho paura, mi vergogno, due, l'omertà, io so, io vedo, ma non racconto. E terzo, non ho un adulto di riferimento a cui raccontarlo. Sentiamo parlare tanto, di ragazzi.
abbiamo tanti adulti che parlano dei ragazzi. La nostra esperienza ci dice però che ci sono pochi adulti che parlano con i ragazzi. E il primo passaggio per parlare con i ragazzi è quello di stare zitti, è quello di sedersi accanto a loro e ascoltarli. E anche se fosse un ascolto nel silenzio, anche quel silenzio riesce a raccontarti tutto di quel ragazzo.